Wattai a tutti ciurma e benvenuti da Giochirina in questa nuovissima serie su Doki Doki Literature Club. Allora ragazzi, facciamo una piccola premessa. Ovviamente ho appena finito Resident Evil, avevo finito Valiant Hearts e quindi tra l'altro vi ho chiesto suggerimento su Instagram su quale gioco avrei potuto portare ad esempio al posto di Valiant Hearts. Ovviamente mi sono stati dati diversi consigli, avevo anche scelto Layers of Fear 2 come serie horror e vorrei ringraziare quelli che mi hanno fatto una donazione appunto per permettermi di comprarlo. Tutto ciò è stato possibile grazie a voi ragazzi, per cui veramente grazie di cuore. Il gioco che porterò al posto di Valiant Hearts sarà What Remains of Edith Finch, che mi è stato diverse volte consigliato da voi. Avrei dovuto incominciarlo oggi ragazzi, però purtroppo ho avuto dei problemi col PC che a quanto pare non ha più voluto saperne di farlo partire. Non mi chiedete perché l'avevo provato ragazzi 2 giorni fa quando l'avevo preso, però non c'è stato più niente da fare, per cui mi sa che sarò costretta a prenderlo su console, perché se non erro c'è anche su console. Perché ragazzi, allora vi starete chiedendo, sto portando questo gioco. Probabilmente alcuni di voi lo conosceranno perché diversi di voi me l'hanno consigliato, altri di voi non lo conosceranno e semplicemente guardando la schermata starete dicendo, ma Giocherina, che cavolo di gioco ci stai portando? Ebbene, a quanto pare ragazzi, questo gioco non è minimamente quello che sembra, perché si tratta effettivamente di un gioco horror. A inizio ragazzi, schermata, prima che si apra il menu, c'è scritto che questo gioco non è assolutamente consigliato né a bambini né a persone facilmente impressionabili, e diversi di voi mi hanno appunto detto che questo gioco è alquanto disturbante. Ovviamente la cosa mi ha incuriosito ragazzi non poco, anche perché tra l'altro questo gioco è gratuito su Steam e sono riuscita per fortuna a trovare la patch in italiano. C'è stato un gruppo di persone che ha fatto la traduzione, perché sennò il gioco era soltanto in inglese. Si tratta principalmente ragazzi di quei tipici giochi giapponesi in cui ci sono i dialoghi che scorrono insomma, e quindi la storia si sviluppa così. Però io non so assolutamente nulla di questo gioco, non mi sono voluta a spoilerare niente perché mi è stato vivamente consigliato di non cercare nulla di questo gioco onde evitare di rovinarmi la sorpresa. Io direi che non ci resta che iniziare una nuova partita e vedere di che cosa si tratta. A proposito ragazzi, se volete sostenere questa serie, vediamo se per questo inizio riusciamo a raggiungere almeno i 60 like. Ok, dice inserisci il tuo nome. Io ovviamente metterò il mio nick, Giocherina. Va bene così. Ehi! Per cui ragazzi, state pronti. Qua c'è la possibilità di salvare per fortuna, quindi non ci sarà il salvataggio automatico, ma a quanto pare possiamo salvare in qualsiasi momento. Meno male. Vedo in lontananza una ragazza fastidiosa che corre verso di me. Perché dovrebbe essere fastidiosa? Agitando le braccia in aria come se fosse totalmente ignara delle attenzioni che potrebbe destare. Quella ragazza è Sayori, mia vicina di casa, nonché cara amica d'infanzia. Prima ha detto che è fastidiosa, ora dice che è cara amica. Avete presente quel tipo di persona con cui andate d'accordo solo perché vi conoscete da tanto tempo, ma che se doveste incontrare oggi non ci stringereste amicizia neanche a pensarci? Beh, succede a tutti, dai. Eravamo soliti andare a scuola assieme, ma dall'inizio del liceo ha cominciato sempre più spesso a svegliarsi tardi, e così mi sono stancato di aspettarla. Ovviamente ragazzi, noi impersoniamo un ragazzo, per cui cioè farci inserire il nome, forse per il salvataggio. Ma se hai intenzione di seguirmi in quel modo, penso che forse farei meglio a scappare. Ad ogni modo, emetto un sospiro e mi faccio raggiungere da lei davanti alle strisce pedonali. Mi sono svegliata di nuovo tardi, ma questa volta ti ho raggiunto. Forse, ok, Giocherina compare il mio nome da femmina, insomma impersoniamo un ragazzo, vabbè a saperlo ci mettevo un altro nome. Forse, ma solo perché ho deciso di fermarmi per aspettarti, ne? Ah, lo dici come se avessi pensato di ignorarmi. Beh effettivamente guarda, il pensiero mi è passato per la testa, eh. Sei cattivo, Giocherina, sono cattivo, cattivissimo. Beh, sei una stravaganza tale da richiamare le attenzioni di chiunque sia nei dintorni, gradirei che non pensassero che stiamo insieme. Ok, ok, ma mi hai aspettato comunque. Dubito che saresti capace di essere cattivo, anche se lo volessi. Se lo dici tu, Sayori. Attraversiamo la strada insieme e ci dirigiamo verso la scuola. Man mano che ci avviciniamo a destinazione, la strada diventa sempre più affollata di studenti che compiono il loro tragitto quotidiano. A proposito, Joke, non hai ancora deciso a quale club unirti? Club? Te l'ho già detto, non intendo iscrivermi a nessun club.
e non ne stavo nemmeno cercando uno. Eh? Non è vero! Mi avevi detto che quest'anno ti saresti unita a un club! Davvero? Magari l'avrò fatto in una delle tante conversazioni in cui annuisco passivamente tutto ciò che mi dice. Quanta amicizia! A Sayori piace un po' troppo preoccuparsi di me, quando in realtà mi basta tirare a campare mentre passo il tempo libero tra videogiochi e anime. Come stavo dicendo, ho paura che tu non riesca a socializzare o a sviluppare qualche abilità prima dell'inizio dell'università. Oh, ma per chi mi hai preso? Ma per un imbecille? La tua felicità è davvero importante per me, lo sai. Qua c'è sotto qualcosa in più dell'amicizia, perlomeno da parte sua, perché lui non la può vedere. E so che ora sei felice, ma potrei morire al solo pensiero di vederti diventare un NEET tra qualche anno solo perché non sei abituato al mondo reale. Che cos'è un NEET? Ti fidi di me, vero? Non continuare a farmi preoccupare. Va bene, va bene. Darò un'occhiata a un paio di club se la cosa ti rende felice. Non ti prometto nulla, però. Mi prometti che almeno ci proverai? Che cacapalle! Lasciami in pace! Sì, credo di potertelo promettere, dai. Evviva! Perché mi lascio fare la ramanzina da una zucca vuota come lei? Ma più di ogni altra cosa, sono sorpreso dal fatto che mi lascia addirittura intenerire da lei. Oh, ma allora, sei bipolare, c'hai la doppia personalità, le vuoi bene o non la sopporti? Cioè, deciditi, eh. È che vederla preoccuparsi così tanto per me mi fa venire voglia di tranquillizzarla, nonostante tende a ingigantire tutto nella sua testa. Ok, la giornata scolastica è trascorsa come al solito ed è finita prima che me ne accorgessi. Dopo aver raccolto le mie cose, comincio a fissare il muro cercando un briciolo di motivazione. Club. Sayori vorrebbe che dessi un'occhiata a qualche club. Credo di non avere altra scelta che iniziare col club degli anime. Wow, sì! C'è nessuno? Sayori. Sayori deve essere entrata in classe mentre avevo la testa fra le nuvole. Mi guardo attorno e mi rendo conto di essere l'unico rimasto in classe. Pensavo di beccarti mentre uscivi dall'aula, ma ti ho visto seduto lì imbambolato e così sono entrata. Caspita, a volte riesci ad essere peggio di me, sono senza parole. Non devi per forza aspettarmi se poi rischi di arrivare tardi al tuo club. Beh, ho pensato che avresti potuto avere bisogno di un po' di incoraggiamento, quindi ho pensato... Ecco, pensato cosa? Beh, che potresti venire al mio club. Sayori. Sì? Nemmeno per sogno. Oh, sei cattivo! Di nuovo, sì, sono cattivo, sono cattivissimo! Sayori è la vicepresidentessa del club di letteratura. Non che fossi mai stato a conoscenza del fatto che fossi interessata alla letteratura, eh. Infatti sono sicuro al 99% che l'abbia fatto soltanto perché pensava sarebbe stato divertente aiutare a fondare un nuovo club. Ha ereditato il titolo di vice in quanto è stata la seconda persona a mostrare interesse nella creazione del club. Io ho detto club fino a mo, si dice club o club, vabbè. Detto questo, il mio interesse nella letteratura è perfino minore del suo. Ok, vado al club degli anime. E dai, ti prego! Perché ci tieni così tanto? Beh, ecco, è che ieri ho detto al club che avrei portato un nuovo membro, nel vero senso della parola. E Natsuki ha fatto i cupcake e tutto. Oh, ma ha fatto i cupcake, che amore! Non fare promesse che non fare promesse che non puoi mantenere, accidenti. Non so dire se Sayori sia davvero così tanto svampito o se è talmente furba ad aver pianificato tutto quanto. Lascio andare un lungo sospiro. Ah, e va bene, mi fermo giusto per prendere un cupcake, ok? Solo perché se magna gratis. Sì, andiamo! E fu così che arrivò il giorno in cui vendetti la mia anima per un cupcake. In che senso in cui vendetti la mia anima? È un'ironia o vuoi dire nel vero senso della parola? Perché ormai, cioè, posso aspettarmi di tutto da questo gioco, ragazzi, perché mi è stato detto di tutto riguardo, cioè, nel senso, mi è stato detto che questo gioco è malato, ecco, tutto qua. Con fare abbattuto, infatti, ragazzi, non c'è manco più musica da notare. Con fare abbattuto seguo Sayori per la scuola e saliamo le scale, giungendo in una parte dell'edificio che raramente frequento perché viene usata da quelli del terzo anno. Sayori spalanca energicamente la porta della classe. Sbam! Ragazze, il nuovo membro è qui! Ti ho già detto che non sono un nuovo membro. Eh? Do una rapida occhiata alla stanza. Benvenuto... ma che carina che sei con quei tuoi occhioni viola. Benvenuto nel club di letteratura, è un piacere conoscerti. Sayori ci ha sempre parlato bene di te. Oh, ma che carina, quei capelli rosa. Fai sul serio? Hai portato un ragazzo. Il modo perfetto di rovinare l'atmosfera. Ah, giocherina! Sì, che bella sorpresa! Ma siete tutte carinissime! Ma che carine! Benvenuto nel club!
Le parole in questo momento mi sfuggono, sì, davanti a sepaiate bozze, anche se quelle da mezzo sembra che non ci stanno, però. Questo club è pieno di ragazze incredibilmente carine. Oh! Che hai da guardare? Se vuoi dire qualcosa, dillo. Scusa. Natsuki. Non riconosco la ragazza dall'atteggiamento acido, il cui nome a quanto pare è Natsuki. Il suo fisico minuto mi fa supporre che sia del primo anno. Ed è stata lei a preparare i cupcake, secondo Sayori. Puoi anche ignorarla quando la luna storta. Sayori mi sussurra all'orecchio per poi girarsi verso le ragazze che l'ho detto ad alta voce, ma vabbè. Comunque, questa è Natsuki, sempre piena di energia. E lei è Yuri, la più intelligente del club. Ma non è vero? Oh amore, che tenera mentre gioca coi capelli. Yuri, che in rapporto appare più matura e timida, sembra abbia qualche problema a stare al passo di gente come Natsuki e Sayori. Ah, è un piacere conoscervi. E sembra che tu conosca già Monica, giusto? Esatto. È bello rivederti, joke. Monica mi sorride dolcemente. Ah, ricordiamoci ragazzi che questo gioco non è quello che sembra. Ci conosciamo perché l'anno scorso eravamo nella stessa classe, anche se a malapena ci rivolgevamo la parola. Monica era forse la ragazza più popolare della classe, intelligente, bella, atletica. In poche parole, del tutto fuori dalla mia portata. Quindi vederla rivolgermi un sorriso mi fa sentire un po'... Oh, niente zozzerie nella mia serie, eh? È il piacere mio, Monica. Vieni a sederti, Joke, ti abbiamo fatto posto al tavolo, così puoi sederti di fianco a me o a Monica. Prendo i cupcake. Ehi, li ho fatti io e li prendo io. Scusa che mi sono entusiasmata un po' troppo. Allora, che ne dite se preparo un po' di tè? Se me lo chiedi con quel visino. Le ragazze hanno unito alcuni banchi per formare un tavolo. Come ha detto Sayori, hanno fatto spazio in modo che ci fosse posto accanto a Monica e Sayori. Natsuki e Yuri camminano verso l'angolo della stanza, dove Natsuki prende un vassoio coperto da carta stagnola mentre Yuri apre il ripostiglio. Continuando a sentirmi a disagio, prendo una sedia e mi siedo accanto a Sayori. Natsuki marcia con orgoglio verso il tavolo, tenendo in mano il vassoio. Ok, siete pronti? Tada! Wow! Natsuki alza la carta stagnola dal vassoio, svelando una dozzina di cupcake bianchi e soffici, decorati in modo da somigliare a dei gattini, oh mio Dio! I baffi sono stati disegnati con la glassa e dei piccoli pezzi di cioccolato sono stati usati per fare le orecchie. Amore, ma devono essere bellissimi questi cupcakes! Che carini! Non pensavo non pensavo fossi così bravi fornelli, Natsuki. Non fate complimenti. Sbrigatevi e prendetene uno. Sayori è la prima a prenderne uno, seguita da Monica, e io le seguo a ruota. È squisito! Sayori parla con la bocca piena ed è già riuscita a far finire la glassa sul suo viso. Mi rigiro il cupcake tra le dita, cercando il miglior angolo da cui mordere. Natsuki è silenziosa. Non posso fare a meno di notare le occhiate furtive che lancia nella mia direzione. Sta forse aspettando che io dia un morso? Finalmente affondo i denti. La glassa è dolce e gustosa. Mi chiedo se l'abbia fatta da sola. È davvero buono. Grazie, Natsuki. Perché mi stai ringraziando? Non è che... Questa non l'ho sentita già da qualche altra parte. Li abbia fatti per te o qualcosa del genere. Pensavo fosse così. Sayori ha detto... Beh, forse... Non è che sta ragazzetta c'è una cotta per me, cioè... Oh. Ma non per te nello specifico, scemo! Oh, 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 scemo a chi? Oh. Va bene, ok. Rinuncio a comprendere la strana logica di Natsuki e abbandono la conversazione. Yuri torna al tavolo portando un set da tè. Posiziona con attenzione una tazzina davanti a ciascuno di noi prima di appoggiare la teiera accanto al vassoio dei cupcake. In quest'aula avete un set da tè completo. Non preoccuparti, abbiamo ricevuto il permesso dagli insegnanti. Dopotutto una tazza di tè caldo aiuta sempre a godersi un buon libro, no? Ah, immagino di sì. Non lasciarti intimidire, Yuri sta solo provando a far colpo su di te, ma davvero, il fatto che metta in così bella vista le bozze non me l'avrebbe mai fatto capire, guarda. Vedete come adesso si è coperta le bozze, lo sapevo. Offesa, Yuri distoglie lo sguardo. Io volevo solo... Ti credo,
Beh, tè e letture insieme potrebbero non essere il passatempo ideale per uno come me, ma almeno il tè mi piace. Ne sono lieta. Yuri abbozza un sorriso, sollevata. Monica alza un sopracciglio perplessa, ma poi mi sorride. Dunque, per quale motivo hai deciso di prendere in considerazione il club di letteratura? Perché la cacapalle mi si appesa ai testicoli? Temevo questa domanda. Qualcosa mi dice che non dovrei dire a Monica che sono stato praticamente trascinato qui da Sayori. Beh, non mi sono ancora unita a nessun club e Sayori sembrava felice di essere qui, perciò... Non ti preoccupare, non essere imbarazzato, faremo in modo che tu ti senta a casa, d'accordo? Sembra una proposta molto allettante! Come presidentessa del club di letteratura è compito mio rendere il club un'esperienza divertente ed emozionante per tutti. Monica, sono sorpreso! Perché hai deciso di fondare un club tutto tuo? Saresti potuta diventare un pezzo grosso di uno dei club più famosi. Non era a capo del club di dibattito l'anno scorso? Ah, beh, sai, ma perché assumono queste posizioni così equivoche? Ad essere onesti, non sopporto le politiche dei club più in voga. Mi sembra che non facciano altro che litigare sul budget, sulla pubblicità e su come prepararsi per gli eventi. Preferirei di gran lunga fare qualcosa che mi diverta e renderlo qualcosa di speciale. E se ciò incoraggerà gli altri ad avvicinarsi alla letteratura, allora sarei riuscita a realizzare quel sogno. Monica è davvero una leader coi fiocchi. Anche Yuri annuisce in segno di assenso. Allora mi sorprende che non ci siano ancora molte persone nel club. Deve essere difficile fondarne uno nuovo. Diciamo di sì. Non sono in molti a volersi rimboccare le maniche per iniziare da zero, specialmente quando si tratta di qualcosa che non attira molto l'attenzione come la letteratura. Devi lavorare sodo per convincere le persone che è divertente e vale la pena provare. Ma ciò rende gli eventi scolastici come il festival molto più importanti. Sono sicura che riusciremo a far crescere questo club prima di diplomarci. Yuhu! Viva l'ottimismo! Vero ragazze? Sì! Uhu! Faremo del nostro meglio, continua a guardarmi con fare ammiccante, sta stronza! Puoi scommetterci! Tutte concordano con entusiasmo. Ragazze così diverse unite dallo stesso obiettivo, sono tutte troppo carine ragazzi. Monica deve essersi fatta in quattro solo per trovare queste tre. Forse è per questo che sono tutte così felici all'idea di avere un nuovo membro. Anche se non sono ancora sicurissimo di riuscire a stare al passo con il loro entusiasmo verso la letteratura. Quindi, Joke, che cosa ti piace leggere? Beh, considerando che negli ultimi anni ho letto ben poco, non so davvero come rispondere. Manga, sono d'accordo. Borbotto tra me e me, quasi scherzando. Natsuki solleva la testa di scatto. Sembra che voglia dire qualcosa, ma rimane in silenzio. Non sei un grande lettore, vedo. Beh, posso sempre cambiare. Ma che sto dicendo? Questo è il fascino delle tette, mio caro. Parlo senza pensare dopo aver visto il sorriso malinconico di Yuri. Oh, sto prendendo una cotta per lei, ragazzi, ma è così carina. E tu, Yuri? Beh, vediamo. Yuri fa scorrere il dito sul bordo della sua tazza di tè. I miei preferiti sono i romanzi che narrano di profondi e intricati mondi di fantasia. Trovo incredibile il livello di creatività e maestria che c'è dietro di essi. In più, raccontare una buona storia ambientata in un mondo così estraneo al nostro è ugualmente impressionante. Sono d'accordo, dai. Yuri prosegue mostrando tutta la passione che prova nei confronti delle sue letture e continuano a mostrare al mondo anche le sue bozze. Nel momento in cui sono entrato sembrava davvero timida e riservata, ma è chiaro dallo scintillio dei suoi occhi che si trova più a suo agio nel mondo dei libri che tra le persone. Ma sai, mi piacciono tante cose. Anche le storie con profondi elementi psicologici mi prendono molto. Non è fantastico come uno scrittore possa deliberatamente approfittare della tua mancanza di immaginazione per lasciarti completamente di stucco? Ad ogni modo, ultimamente mi capita di leggere molte storie horror, eccole là. Ah, una volta ho letto un libro horror. Mi aggrappo disperatamente a qualcosa che sia in grado di comprendere vagamente anch'io. Di questo passo Yuri potrebbe benissimo parlare con un sasso e nessuno noterebbe la differenza. Davvero? Non me l'aspettavo da te, Yuri. Da una persona così gentile come te. Sì, immagino tu non abbia tutti i torti, ma se una storia mi fa riflettere o mi porta in un altro mondo, non riesco a mettere giù il libro. L'horror surreale spesso è molto efficace nel cambiare il modo in cui guardi il mondo, anche se solo per un breve istante. Bla, odio gli horror. Come mai? Beh, è che... Natsuki mi lancia un'occhiata fugace. Non importa. È vero, di solito ti piace scrivere cose carine, non è vero, Natsuki? Come, scusa? E cosa te lo fa pensare?
Hai lasciato un pezzo di carta in classe nell'ultimo incontro del club. Sembra che stessi lavorando ad una poesia chiamata... Non dirlo ad alta voce, statti zitta! E ridammi quel foglio! Va bene, va bene. I tuoi cupcake, le tue poesie, tutto ciò che fai è carino proprio come te. Ma sei proprio bella di papà! Sayori si avvicina furtivamente a Natsuki da dietro e le poggia le mani sulle spalle. Non sono carina! Natsuki, scrivi poesie? Qualche volta, credo. Perché? Che te ne frega? Oh, penso sia grandioso. Perché non ce le mostri qualche volta? No. Natsuki distoglie lo sguardo. Non ti piacerebbero. Non sei ancora molto sicura di te come scrittrice? Posso comprendere come si sente Natsuki. Per mostrare al pubblico quel tipo di scrittura è necessario qualcosa in più che la semplice sicurezza in se stessi. La forma più autentica di scrittura è scrivere per se stessi. Devi essere disposto ad aprirti ai tuoi lettori, mostrando loro le tue debolezze e anche le profondità del tuo cuore. Ma di che cazzo stiamo a parlare? Cioè, ragazze, scusate, io dovevo andare a casa a vedermi la mia serie anime preferita e stiamo qua a parlare di profondità, cuore, cazzi e massi. Anche tu hai esperienze di scrittura, Yuri? Forse se condividessi con noi un paio dei tuoi lavori potresti fare d'esempio e aiutare Natsuki a sentirsi abbastanza a suo agio da condividere i suoi. Penso valga lo stesso per Yuri. Favore tanto a leggere le vostre poesie! Restiamo tutti in silenzio per un momento. Ok, ho un'idea, ragazzi. Oh? Natsuki e Yuri guardano Monica perplesse. Andiamo tutti a casa e scriviamo una poesia. Poi la prossima volta che ci vedremo ce le mostreremo a vicenda. Che cos'è, bozze? In questo modo saremo tutti alla pari. Facciamolo! In aggiunta, ora che abbiamo un nuovo membro, credo che ciò potrebbe aiutarci a essere più a nostro agio gli uni con gli altri e rafforzare così i legami all'interno del club. Dico bene, Joke? Monica mi sorride di nuovo calorosamente. Aspettate, c'è ancora un problema, eh? Che cosa c'è? Adesso che siamo tornati all'argomento originale, il mio ingresso nel club, mi faccio avanti senza giri di parole e dico ciò che ho pensato per tutto il tempo. Non ho mai detto che sarei entrato a far parte del club. Sayori potrà avermi convinto a fare un salto, ma non ho mai preso alcuna decisione. Ho ancora dei club da visitare e... perdo il filo del discorso. Oh. Tutte e quattro mi fissano con i loro sguardi avviliti. Oh, come dire di no a quei faccini. Ma mi dispiace, pensavo... Oh. Joke. Ragazze... Non ho alcuna difesa contro di loro, contro quegli occhi straziati e... Come potrei mai prendere una decisione razionale in un momento del genere? Cioè, se scrivere poesie è il prezzo da pagare per poter passare tutti i giorni insieme a queste splendide ragazze, cominciamo a ragionare con altre parti del nostro corpo, mi raccomando, bravo ragazzo! Giusto, va bene, ho deciso allora, entrerò nel club di letteratura. Bravo! Gli sguardi delle ragazze si illuminano uno ad uno. Sì, sono così felice! Sayori mi abbraccia, saltando su e giù. Ehi! Mi hai davvero spaventata, per un istante! Se tu fossi venuto solo per i cupcake... Questi termini così volgari... Oh! Mi sarei arrabbiata per davvero. Allora è ufficiale, benvenuto nel club di letteratura. Che dire, grazie, gli ha ficcato i capelli in bocca. Ok ragazzi, e con questo possiamo ufficialmente concludere l'incontro di oggi con una nota positiva. Ricordatevi i compiti per stasera, scrivete una poesia da portare al prossimo incontro in modo da potercele scambiare. Monica mi guarda ancora una volta, con quei tuoi occhioni verdi. Joke, non vedo l'ora di vedere come ti esprimi. Quel sorrisetto... C'è un non so che di inquietante. Già, posso davvero far colpo su Monica, la stella della classe con le mie mediocri abilità di scrittura? Beh, se ti impegni un po', magari sì. Riesco già a sentire l'ansia pervadere il mio corpo. Nel frattempo le ragazze continuano a chiacchierare mentre Yuri e Natsuki mettono via il loro cibo. Ehi, Joke, visto che ci siamo, che ne dici di tornare a casa insieme? Che palle! È vero, Sayori rimaneva sempre a scuola fino a tardi per le attività del club, per cui è da tanto che non torniamo a casa assieme. Certo, perché no? Evviva! Ok, detto ciò, lasciamo l'aula del club e ci dirigiamo verso casa.
Per tutto il tragitto mi tornò in continuo in mente le quattro ragazze: Sayori, Natsuki, Yuri e ovviamente Monica. Mi divertirò davvero a trascorrere del tempo in un club di letteratura tutti i giorni dopo la scuola. Magari avrò la possibilità di avvicinarmi a una di queste ragazze. E va bene, devo soltanto sfruttare al meglio la situazione e sono sicuro che la fortuna mi sorriderà. Quindi abbiamo anche il suo, ragazzi, un fine più zozzo, diciamo, dai. E credo che inizierò stasera scrivendo una poesia. Benissimo, ok, ci impegneremo tanto. Ok, è il momento di scrivere la tua poesia. Seleziona le parole che pensi possano piacere alle ragazze del club. Potrebbe succedere qualcosa di bello con la persona che apprezzerà di più la tua poesia. Ma che cosa mi volete far fare? Ok, allora proviamo a scrivere sta poesia, va. Orrore no, perché universo... destino, ragazzi, la parola destino fa sempre estremamente colpo. Dopodiché bacio. Dopodiché incanto. Lecca lecca, oh mio Dio. Dopodiché ritratto. Un pizzico di lussuria ce la metterei, dai. Perché dovrei usare la parola calzini? Cioè no, ditemi. Allora, cuore. Oh mio Dio, ragazzi, ci stanno pure le cose zozze qua in mezzo. Ma perché, cioè? Ambiente. Soffice. E che bisogna notare, ragazzi, che ci sono anche parole strane qua in mezzo, eh. Carino. Promessa. Desiderio. Rossetto. Beatitudine. È che ho paura, ragazzi, che proprio Yuri non sarà colpita da queste cose, perché lei ha detto che apprezza anche le storie horror. Quindi non so, dai, proviamo. Minchia, suicidio, yasa. Natura. Tramonto. Essenza. Bam 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 bam. Arcobaleno. Tra l'altro Doki Doki non so manco cosa significhi effettivamente. Eternità. E come ultima piacere. Ok, vediamo un po' che cosa ci esce. Bentornato, Joke, ma grazie. Sono lieta di vedere che non ci è piantata in asso. Sì. Nah, non preoccuparti, potevo piantare in asso ste bozze. Potrà sembrare un po' strano per uno come me, ma mantengo sempre la parola data. Sono tornato al club di letteratura. Sono stato l'ultimo ad entrare, quindi le altre stavano già chiacchierando tra di loro. Grazie per aver mantenuto la tua promessa, Joke. Spero non sia un impegno troppo pesante per te. Pesante? No, no, no. Ti stai immergendo a capofitto nella letteratura, qualcosa a cui non sei abituato. Oh, ma per favore, come se dovessimo avere un occhio di riguardo per lui. Guarda che chi disprezza compra, figlia mia, eh. Sayori mi ha detto che quest'anno non avevi alcuna intenzione di unirti ad un club. E neanche l'anno scorso. Non so se hai intenzione di venire qui solo per passare il tempo o cosa. Ma se non ci prendi sul serio, non uscirei vivo da questo posto. Era minaccia, oh. Natsuki, certo che parli proprio tanto per una che tiene la sua collezione di manga nell'aula del club. Natsuki si blocca a metà tra le parole Monica e manga. Anche i manga sono letteratura. Sconfitta, Natsuki torna a sedersi al suo posto. Non preoccupatevi, ragazze, Joke fa sempre il suo meglio, almeno finché si diverte. Mi aiuta persino con le faccende domestiche senza neanche che glielo chieda, davvero? Cose come cucinare o pulire la mia stanza. È davvero affidabile. Sayori, questo succede perché la tua stanza è così disordinata che finisce per distrarmi. E una volta è quasi dato fuoco alla casa. Beh, ecco, voi due siete davvero buoni amici, vero? Potrei finire per ingelosirmi. Mostra già tutto questo interesse, via mia. Perché mai anche tu e Joke potrete diventare buoni amici? Oh, Sayori, eh? Mm-hmm. Come sempre Sayori sembra del tutto ignara le situazioni imbarazzanti in cui mi ha messo. Yuri oggi anche ha portato qualcosa per te. Aspetta, Sayori, è per me? Ecco, no, in realtà non essere timida. Davvero, non è niente. Di che si tratta? Lascia perdere. Sayori la fa sembrare una cosa importante, ma non è così. Ah, e adesso che faccio? Scusa, Yuri, ho parlato senza riflettere. Immagino tocchi a me mettere una pezza alla situazione. Dai, non preoccuparti, tanto per cominciare non mi aspettavo alcunché. Quindi ogni bel gesto da parte tua è ben accetto.
mi renderà felice in ogni caso. Oh, certo. Dici davvero? Sì, non ci darò troppo peso se è questo che vuoi. Va bene, beh, allora prendi. Yuri fruga nella sua borsa e tira fuori un libro. Non volevo che ti sentissi tagliato fuori e quindi ho preso un libro che pensavo ti potesse interessare. È una lettura breve, perciò dovrebbe mantenere alta la tua attenzione, anche se non sei solito leggere. Inoltre potremmo, ecco, parlarne se ti va. Come? Come fa questa ragazza ad essere così carina senza neanche volerlo? Come fa? Si è perfino presa la briga di scegliere un libro che secondo lei mi piacerà nonostante io non legga molto. Grazie Yuri, lo leggerò di sicuro. Prende in mano il libro con entusiasmo. Beh, fai con calma, non vedo l'ora di sentire cosa ne pensi. Dato che ora ci siamo accomodati tutti, immaginavo che Monica desse inizio a qualche attività programmata per il club. Ma non sembra questo il caso. Sayori e Monica stanno conversando vivacemente nell'angolo. La faccia di Yuri è già affondata tra le pagine di un libro. Non posso fare a meno di notare la sua espressione intensa, come se aspettasse da tempo questa opportunità. Nel frattempo Natsuki sta frugando nel ripostiglio. Ok, cavolo, sembra che oggi nessuno voglia essere disturbato. Mi spaparanzo sulla sedia più vicina. Come posso tenermi occupato da solo con qualcosa che sia legato alla letteratura? Potrei sempre leggere qualche pagina del libro che mi ha dato Yuri, beh, appunto. Ma mi sento un po' troppo stanco per farlo, Yasato. Ora come ora potrei davvero addormentarmi di botto. Chiudo gli occhi e finisco per ascoltare una conversazione tra Sayori e Monica. Finiranno per pensare che siamo noiosi in confronto agli altri club. Beh, non possiamo darci per vinti. Il festival è la nostra opportunità per mostrare a tutti cos'è davvero la letteratura. Il problema è che l'idea di un club di letteratura suona troppo intellettuale. Ma non è per niente così, sai. Dobbiamo soltanto trovare un modo per farlo capire a tutti. Qualcosa che stuzzichi la loro creatività. Però il problema rimane comunque. Eh? Che intendi dire? Anche se ci inventiamo la cosa più divertente di sempre, dato che è un evento letterario, nessuno ci verrà in ogni caso. Quindi non credi che dovremmo prima capire come attirare gente? Solo dopo penseremo a come stuzzicare la loro creatività. Cosa sentono le mie orecchie? Sayori la sta prendendo davvero sul serio. È raro sentirla ragionare in questo modo. Ah, ottimo ragionamento. In tal caso pensi che il cibo possa servire lo scopo? Che tipo di cibo? Ah, beh, potremmo... I cupcake! Ah, bella pensata! Natsuki sarà felicissima di prepararli. Ah, hai ragione! Natsuki è la più brava a fare i cupcake! Funzionerà di sicuro! Non è per quello che gli hai proposti. I cupcakes ispirano la mia fame di creatività. I cupcake siano allora. Ho fame. Comunque dobbiamo ancora lavorare sui dettagli dell'evento. Mi ritrovo a sorridere. Alla fine Sayori è sempre la solita, ma è proprio questa la sorprendente ragione per cui la ammiro. Diversamente da me, che faccio fatica a trovare un qualsivoglia briciolo di motivazione, Sayori riesce a concentrarsi sulle cose e a portarle a termine. Credo che sia quello il motivo per cui lascio che mi stia così addosso. Così addosso? Non posso fare a meno di chiedermi cosa si prova a vedere il mondo attraverso i suoi occhi. Wow! Apro gli occhi e mi ritrovo davanti alla faccia di Sayori che mi occupa l'intera visuale. Per poco non cado dalla sedia. Scusa, aspetta, anzi, scusa un corno. È colpa tua se ti sei addormentato. Questo non è il club del pisolino, eh? In questa scuola esiste un club del pisolino. Stai facendo di nuovo le ore piccole, vero? Lo sai, vero, che adesso che sei in un club avrai meno tempo per gli anime? Dovrei farci l'abitudine. Non dirlo ad alta voce. Mi guardo alle spalle per assicurarmi che Monica non ci stia ascoltando. Ma è la verità. Già, lo so, ti prendi sempre cura di me, Sayori. È la cosa che so fare meglio. Il che è un problema. Che mi dici di te? Ti prendi più cura di me che di te stessa. Ti stai ancora svegliando tardi la mattina, vero? Non tutte le mattine, non mi sembri molto convincente, eh? Quante volte ti sei svegliata in orario questa settimana? Parla! Ecco, è un segreto. Lo sapevo. E dai, almeno dammi il beneficio del dubbio. Non posso. Guarda, Sayori, ce l'hai scritto in faccia. Eh? Sayori si tocca la fronte. In che senso ce l'ho scritto in faccia? Stamattina andavi chiaramente di fretta. Vedi, da questo lato hai un ciuffo ribelle dei capelli. Ah! Scorro le mie dita tra i capelli di Sayori provando a sistemarglieli. Oh, quasi vado a un livello superiore, signori, eh? Cavolo, è proprio bisogno di un pettine. I miei capelli sono difficili da sistemare. Non ci casco, non si tratta solo dei tuoi capelli. Guarda, neanche il tuo fiocco è dritto. Ah, e poi è anche finito del dentifricio sul tuo colletto, proprio qui. Prova a togliere la macchia col dito. Ma non se ne è accorto nessuno.
Certo che se ne sono accorti, non te lo dicono perché non vogliono metterti in imbarazzo. Per tua fortuna, a me non importa. Oh, sei cattivo! E non tieni abbottonata nemmeno la giacca! Dico sul serio, Sayori, secondo te perché non hai ancora un ragazzo? Eh? Eh? Sei super cattivo! Mi spiace, ma un giorno mi ringrazierai. Inizio ad abbottonarle la giacca partendo dal basso. What the fuck, che cosa sto leggendo? Quando ti rivedrai allo specchio cambierai idea. Oh mio Dio. Oh mio Dio, ok. È così buffa. Che cosa? Beh, stavo solo pensando a quanto sia strano avere un amico che fa questo genere di cose. Eh? Non dire così, o farei sentire me strano, scema. Però mi sta bene. Sono felice del nostro rapporto. Oh mio Dio, ragazzi. Oh mio Dio. Tu no? Ah, credo di sì. Ehi, fa attenzione, il bottone potrebbe saltare. Perché questo qui è così difficile da chiudere? Perché ci stanno bozze! Faccio uno sforzo per finire di chiudere l'ultimo bottone sul petto. Ma questo coso è della tua taglia, almeno. Quando l'ho comprato lo era. Oh mio Dio. Se tu avessi provato ad abbottonarlo, l'avresti notato prima che non ti entra più. Che hai da sorridere? Oh mio Dio, significa che le mie bozze sono cresciute ancora! Yuppidoo! Non dirlo così ad alta voce. Comunque, stai molto meglio adesso, quindi... Ah, perché è strano vedere la giacca di Sayori abbottonata? Ma è così stretta, uff! Non ne vale proprio la pena. Sayori si sbottona di nuovo la giacca in fretta e furia. Fiu, molto meglio. Sayori allarga le braccia e inizia a girare su se stessa. Quindi se la mantengo sbottonata non avrò mai un ragazzo, giusto? Ma che vai a pensare? Poi perché lo dici come se fosse una cosa bella? Perché se avessi un ragazzo non ti permetterebbe mai di fare cose del genere. E poi tu ti prendi cura di me molto meglio di chiunque altro. Ecco perché la tengo sbottonata. Smettila di dire queste cose imbarazzanti. Accidenti, Non ho detto niente di imbarazzante. Lo sa di averlo detto, ragazzi. Diamine, beh, ad ogni modo cerca di svegliarti un po' prima la mattina, Solo se anche tu provi ad andare a letto prima. Va bene, stringiamo questo patto, Credo che siamo più bravi a prenderci cura l'una dell'altra che di noi stessi. Già, direi di sì. Quindi forse dovrei venire... Quindi forse dovresti venire tu a svegliarmi la mattina. Oh mio Dio, ancora con questa storia, Sayori. Uffa, ma stavo scherzando. Accidenti, a volte è impossibile capire quando scherzi. Ok, ragazzi, Monica ci chiama all'improvviso. Perché ora non ci scambiamo le poesie che abbiamo scritto a casa? Era ora? Vabbè, non vedo l'ora di leggere la tua. Già, anch'io. Fatico a mostrare entusiasmo, ma Sayori trotterella via comunque per recuperare la sua poesia. Ad ogni modo, ti sei ricordato di scrivere la tua poesia ieri sera? Ovviamente sì. La mia tranquillità ha termine in questo istante. Non posso credere di aver accettato di fare qualcosa di così imbarazzante. Non sono riuscito a trovare molta ispirazione dato che è la prima volta che lo faccio. Bene, ora che siamo tutti pronti, perché non trovi qualcuno a cui mostrarla? Non vedo l'ora! Sayori e Monica tirano fuori le loro poesie con grande entusiasmo. Quella di Sayori è su un pezzo di carta tutto stropicciato, strappato da un quaderno a spirale. Invece Monica ha scritto la sua su un quaderno dalla copertina cartonata. Intravedo già dal posto in cui sono seduto la grafia impeccabile di Monica. Con riluttanza Natsuki e Yuri fanno lo stesso, scavando nelle loro borse. E anch'io faccio lo stesso. Ok ragazzi, allora qua la scelta si fa difficile, ma io credo proprio che sceglierò Yuri. Yuri sembra saperne più di tutti, quindi forse dovrei iniziare con lei. Posso fidarmi della sua opinione? Yuri fissa la poesia, passa un minuto, molto più tempo di quanto le serva per finire di leggere. Scusa, mi sono dimenticata di iniziare a parlare. Tranquilla, non devi sforzarti. Non mi sto sforzando, devo soltanto convertire i miei pensieri in parole. Un attimo solo. Ok, è la prima volta che scrivo una poesia, giusto? Sì. Perché me lo chiedi? Per sicurezza. Ho iniziato a sospettarlo dopo averla letta. Ah, quindi fa schifo, insomma. No, ho appena alzato la voce. Oh, scusami. Yuri si copre la faccia con le mani. Ormai sono passati svariati minuti e la conversazione lo sta affatto decollando. Accidenti. Forse Yuri ha bisogno di un po' più di tempo per sentirsi a suo agio con persone nuove. Tranquilla, non ci ho fatto caso. Che stavi dicendo? Ecco,
Di solito gli scrittori in erba tendono a scrivere in un certo modo, ed essendoci passata anch'io, diciamo che ho imparato a notare questi elementi. Ciò che noto più spesso negli scrittori neofiti è che cercano di mettere in evidenza il loro stile. In altre parole, pensano allo stile e al contenuto come due entità separate e poi tentano di unirli, e così finiscono solo per impoverire sia lo stile che l'espressività. Una volta che io ritrovo il filo del discorso, è quasi come se diventasse un'altra persona. Non balbetta più, ha tutta l'aria di un'esperta. Naturalmente non è una colpa, esistono una miriade di stile e tecniche anche solo per scrivere una semplice poesia. Probabilmente la parte più difficile non è trovarli e svilupparli, bensì fare in modo che funzionino bene insieme. Magari ci vorrà del tempo, ma facendo pratica, imparando dagli esempi e provando cose nuove ci riuscirai. Spero che anche le altre ti diano delle opinioni utili. Anche se Natsuki potrebbe essere un po' prevenuta al riguardo. Prevenuta? In che senso? Lasciamo perdere, non dovrei parlare degli altri in questo modo. Scusa. Tranquilla, non riesco a capire se Yuri stia chiedendo scusa a se stessa o a me o a Natsuki. Ti dispiace se leggo la tua poesia? Certo che no, ne sarei felice. Mi piacerebbe parlarti di tutti i ragionamenti che ci sono dietro. Yuri sorride con aria sognante come se per lei fosse un'opportunità rara, il che è abbastanza buffo. In fin dei conti, questo non dovrebbe essere un club di letteratura? Spettro sotto la luce. I boccoli dei miei capelli si illuminano sotto il bagliore ambrato. Mi immergo. Deve essere questo l'unico lampione che ha resistito alla prova del tempo. L'unico che ancora non è stato rimpiazzato dalla disgustosa tinta blu verdognola del futuro. Mi immergo, con calma, respirando l'aria del presente ma vivendo nel passato. La luce tremola e io tremolo, di rimando. Clicca al di fuori della poesia per continuare. Ok. Mi dispiace, so che è una brutta grafia. Cosa? Non ho neppure pensato. Ma ci hai impiegato così tanto a leggerla. Ah. Beh, è che non leggo spesso. A dire il vero, trovo che tu abbia una bella scrittura. Che sollievo. E la tua poesia mi piace, anche se è breve e molto descrittiva. Non è troppo breve, di solito ne scrivo di più lunghe. No, va bene così, va bene così. Sono contenta che ti piaccia. Sarò onesta. Dato che è la prima volta che ci scambiamo poesie, volevo scrivere qualcosa che fosse un po' più leggero, qualcosa che fosse facile da comprendere, direi. Ti piacciono gli spettri, Yuri? In realtà la storia non riguarda affatto uno spettro, Joke. Davvero? Temo di non aver capito, allora. Beh, in fin dei conti l'hai letta solo di sfuggita. Ricorda però che spesso i poeti esprimono i propri pensieri, sentimenti e esperienze attraverso le loro opere. Di solito non si limitano a raccontare una storia o a dipingere un quadro. Magari in questo caso la protagonista viene solo paragonata simbolicamente a uno spettro, attaccata a quello che rimane della sua zona di comfort, incapace di lasciarsi il passato alle spalle e sul punto di perdere ogni cosa. Raccontata così è molto più d'impatto. Non ci avevo nemmeno pensato. Impressionante! Non è nulla, sul serio, però sono felice di sapere che la pensi così. Tieni a mente che non ci vorrà molto prima che anche tu ci prenda la mano. Già, forse hai ragione. Immagino che debba solo continuare a provare. Conto su di te. Ok, ragazzi, allora. Ovviamente, fino ad ora è tutto estremamente normale. Succedono cose normali, anche se fino a un certo punto, perché se ci sono state un paio di, come si dice, di riferimenti a cose zozze, eccetera, eccetera. Però penso che sia un po' tipico di questi giochi giapponesi qua. Non so, io sono un pochettino scettica, però è soltanto il primo episodio, quindi probabilmente c'è tempo per sapere il resto, ecco. Ok, sono arrivata qua, perfetto, sono riuscita a salvare la partita. Per cui ragazzi, ovviamente io aspetto di sapere cose da quelli che questo gioco già lo conoscono, quindi aspetto di sapere magari che effettivamente in qualche momento le cose cominceranno a cambiare. Per cui se invece non conoscevate il gioco, ragazzi, mi raccomando, fatemi sapere che cosa ne pensate in commento. Io mi rendo conto che probabilmente questo gioco potrà risultare un pochettino noioso, visto che comunque ci sono soltanto dialoghi da leggere, ma io incrocio le dita sperando che questa serie possa ad un certo punto decollare. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. Un abbraccio a tutti ragazzi da Giocherina, ciao! Vi ricordo ragazzi che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!